Io, a me mi spiace, non è per far rompicoglioni, cioè, non è per sembrare il guastafeste della situazione, però dovete capire che se mi mostro un trailer del genere io mi incazzo, ma è per forza, non ci posso fare niente. Io faccio sulle premesse subito all'inizio del video, perché sennò la gente subito nei commenti, perché non è che la gente guarda il video fino in fondo, ma non è subito, quindi io devo dire che non è un giudizio conclusivo al film, sono soltanto impressioni e pareri iniziali a quello che poi dovrà essere il film, chiaramente. Perché ovviamente io ho fatto la canzone stramega ironica, che di base si capisce che è ironica, ma tutti a dire, ma è troppo presto per giudicare il film, tu perché giudichi il film? Ma chi cazzo lo sta giudicando il film? Oh, incredibile. La canzone aveva solo scopo di ironizzare su tutti i meme, tutte le news che stavano uscendo in quel momento lì, praticamente, no? La gente andava a parlare del fatto di Lola, del fatto della puzzola, e quindi un po', ecco, anche per esprimere insomma la mia preoccupazione evidente dopo aver visto dei film che mi hanno deluso, insomma, da parte di Warner, di film che dovrebbero riassumarti l'infanzia e poi te la mandano a puttane. Però chiaramente è tutto soggettivo, e quindi dopo che Scooby mi ha deluso, dopo che Tom e Jerry mi ha fatto cagare, e io per SpaceJam New Legacy avevo già perso un po' le speranze, ma ora dopo questo trailer ancora di più. Io ho solo una cazzo di domanda, io voglio capire solo una cosa, no? Perché? Perché non volete più fare l'animazione con i personaggi in 2D a contatto con le persone reali? La cosa fantastica, bellissima di Space Jam, che a me mi ha dato l'ispirazione per tutti i miei video fanmade della mica che ho fatto su Universum, cioè proprio deriva dal fatto che era fantastico vedere animazioni, personaggi in 2D a contatto con le persone vere. Era stupendo quello in Space Jam. E tu cosa cazzo fai nella scena in cui LeBron James viene catapultato nel mondo dei Looney Tunes? Me lo fai a cartone animato? No! No, madonna cara, io non ci sto, non dico che tutto il film sarebbe dovuto essere come il primo, perché avevamo visto già i leak dei Looney Tunes fatti in CGI, e va bene. Io pensavo magari faranno il momento in cui LeBron arriva ed è come Space Jam, e poi dopo, quando vanno in un'altra dimensione, tipo saranno le Looney Tunes che diventano, insomma, CGI, praticamente ci poteva stare. In modo ciclisti del merda, andrà a schiantare tutti! E invece no, hanno avuto questa fantastica trovata che va contro il senso della continuity col primo film. E questo dovrebbe essere un sequel in teoria, cioè viene... Questo trailer te lo fa sembrare totalmente un reboot. Se fosse un reboot, vabbè, non posso lamentarmi più di tanto, perché sì, non mi piace, perché mi delude in base alla continuity del primo, però è un reboot, quindi sai. Però il fatto è che è stato proprio presentato, mi sembra anche ufficializzato, come sequel, quindi non ho capito da che cazzo di parte vogliono andare a parare. Warner, vai a fanculo! Ora, se non è bello, e tutti stanno parlando bene di questo trailer, oddio, sembra tutto così, sai perché? Perché ti mettono tutti i personaggi camei così, tipo il gigante di ferro, e siccome il gigante di ferro è stata la mia infanzia, allora, oddio, vederlo è emozionante, è bellissimo, non c'è niente più bello. A me cosa mi può interessare? Gigante di ferro in un film di Looney Tunes? Non c'entra un cazzo, così non c'entra un cazzo in Kong, non c'entra un cazzo in altre cose. Nel senso, per carità, sai, sì, mi fa piacere vedere dei camei. Io, il gigante ferro, l'ho visto anch'io da piccolo, per carità. Non è che non mi emoziona la cosa del fatto che loro ci siano. È che non può essere solo quello. Sembra essere stato un trailer per la quale tutti sono gassati soltanto per i feels. Come per il gioco di merda di Kakarot, lì tutti rifilzano, siccome il gioco si apre con l'opening, siccome ci sono tutte le scenette rifatte come nell'anime, allora è bellissimo, perché i feels del cazzo che c'è, cioè, il gameplay fa cagare. Questo io lo chiamo abbindolare lo spettatore, no? Proprio, cioè, metti le cosette che sai che lo spettatore c'ha i feels, così lo fai emozionare, non facendogli notare quanto faccia schifo quello che dovrebbe essere il succo principale. Non so se mi spiego. Io onestamente non ci casco, sì, anche perché ormai ho 24 anni, non è che fossi stato bambino, cioè c'era un altro discorso questo. Se uno lo guarda per quello che è, senza pensare al primo, insomma, cioè non gli frega che volevo guardare questo film in sé com'è, gli può anche piacere, perché non è che è un trailer brutto perché è brutto, che tecnicamente ha anche fatto bene, c'ha delle parti di intrattenente, senza dubbio, e principalmente lo si guarda per intrattenimento, non è che si sta prendendo la luna. Però, se tu mi dici, guarda, questo sarà un sequel, noi ci stiamo lavorando tanto tempo, vogliamo mantenere un rispetto, una forma di rispetto nel primo film, insomma. E il primo film era proprio una cosa che ti rimane, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, insomma, per lo stile di animazione che aveva, e tu mi vai a cambiare tutte le carte in tavola così alla fine mi dici, no, è un reboot, mi incazzo.
La puzzola non te la faccio passare perché è stata censurata per dei motivi assurdi, però vabbè, a parte quello, Lola sì, perché alla fine non è che voglio che Lola ce le dette perché erano le cose, cioè mi hanno detto, ma tu ti stai a lamentare perché un altro detto allora no, effettivamente sono un po' degli idioti quelli che la fanno esagerata per sto fatto di Lola, non è che... Però un conto è farla esagerata, è un conto lamentarsi, è giusto lamentarsi perché se tu mi fai un personaggio che è una sua caratteristica quella di essere sensuale, attraente, così, no? Anche se era in un family movie, tu devi mantenere quella continuity verso quel personaggio. Non puoi diminuirgli il seno così a caso, in un sequel. Hai capito il discorso? Solo per sto politi correct della minchia del chi cazzo se ne frega. Ma che ti pensi, che i bambini si possono scandalizzare? Io faccio vedere un bambino spegemmo, non c'è nessun problema, quindi che cazzo vuoi? Poi la trama, no? La trama, dico, c'è, cioè, quello che sembra in questo trailer, chiaramente, ripeto, non è un giudizio, non è, sono solo impressioni, ripeto, perché sennò la gente non capisce, allora. E il trailer, no? Ti fanno una trama assolutamente banale, già vista, così, cioè, c'è il figlio di LeBron James, no? Che si lamenta col padre che non vuole fare come lui, insomma, determinate cose, vanno in suo posto, non si capisce cos'è, tutti i macchinari a caso, e quindi tutto l'ambaradam che LeBron James vuole recuperare suo figlio. Mamma mia, niente di già visto, proprio totalmente originale, 100 su 100, complimenti. Certo, non è che dovevano fare un copia e incolla della trama del primo, però c'è un minimo. Vabbè, non è quello, questo è uno degli ultimi problemi, quindi figurati proprio. E quindi, niente, comunque è soggettiva, non è una cosa che è obiettivamente brutta, ripeto, soltanto che io personalmente sono deluso e non potete pretendere che non mi lamenti, va bene? Se vi dà fastidio basta che andate a seguire un altro canale, quindi tutto qua. Poi tanto ci saranno quelli che diranno, ma e tu stai a fare tutto sto gnegnegne di video perché un cartone così, cioè, è una cosa di infanzia a cui sono strettamente legato, voglio dire, è chiaro che il primo Space Jam non è un capolavoro obiettivo, però porca puttana, cioè, se tu mi dici, guarda, noi su anni che ci stiamo lavorando, vogliamo mantenere questa forma di rispetto nel primo film, non vogliamo sminchiare e poi sminchi. Questa poteva essere un'occasione, dopo tanti anni, di riprovare a fare un film in stile che ha incastrato Roger Rabbit, e invece no, niente, tutto nel secco e nel cesso, perché tanto ormai non gliene frega più niente a nessuno, non li cambiamo, Warner ce rovina pure questo! Warner ce rovina pure questo, porca troia, cazzo devo fare? Gli interessano solo i big money.